Buona giornata a tutte e tutti, sono Roberto di Attac Italia e vi introduco a questa mattinata finale di chiacchierata che vogliamo fare alla fine di questi 3 giorni in cui i temi affrontati dalla nostra università estiva del 2024 hanno spaziato, come spesso ci capita di fare, ma sempre in maniera molto aggiornata, devo dire. Anche quest'anno con relatrici e relatori particolarmente chiari e preparati. Saluto infatti anche chi ci sta seguendo in streaming e a cui ricordo che sia sul canale YouTube di Attac Italia sia su Facebook sono disponibili le registrazioni video di degli incontri che hanno contraddistinto l'edizione 2024 dell'Università di Attac Italia. Abbiamo parlato, come dicevo, di finanza, di guerra, di fossile, di intelligenza artificiale. La discussione è stata ampia, direi interessante. Oggi facciamo, come dire, una raccolta di idee su un tema che fa un po' da sfondo e da filo conduttore. Attac Italia, lo sapete, è stata tra le promotrici del percorso della Società della Cura, un tentativo di convergenza di centinaia di soggetti singoli ed organizzati in giro per l'Italia che proprio partendo dagli anni, anzi dalla situazione pandemica, ho deciso di in qualche modo di tentare un percorso comune che è stato praticato, che ha portato anche i suoi frutti e rispetto ai quali poi ne parleremo più avanti. Stiamo cercando di raccogliere l'esperienza e di riportarla verso le nostre future iniziative. Il percorso della Società della Cura, che appunto ha come parola fondante un po' questa, e che ben si staglia sullo sfondo del ragionamento che vogliamo fare oggi, noi che guardiamo al futuro, parliamo di dover io fare di noi, quindi mettiamo già al passato l'accento su questa dimensione, come dire, dell'individualismo competitivo e della solitudine competitiva, che è un tratto fondamentale del sistema socio-economico in cui siamo inseriti, di questa fase del capitalismo, ma allo stesso modo guardiamo verso il futuro per la ricostruzione di un noi che passa attraverso delle alternative possibili. Oggi dobbiamo fare proprio un po' una panoramica che tracci un po' tutto questo percorso, che sia da spunto per noi, per chi ci sta seguendo, per le persone che hanno voglia di immaginare e di praticare una vita differente, un mondo diverso, com'è nelle corde della nostra situazione. Per fare questo abbiamo quattro relatori e relatrici presenti oggi, con cui intrattenerci in questo paio d'ore che seguiranno e che vi vado ad introdurre man mano, visto che la prima persona in collegamento, Lara Monticelli, appunto non ha possibilità di essere presente qui con noi, farà un collegamento audio, per cui vi chiediamo la pazienza dell'ascolto, che sarà certamente un ascolto importante. Lara Monticelli è una ricercatrice interdisciplinare che insegna economia sociale a Londra presso l'University College London. Ha un approccio situato nell'area dei cosiddetti capitalism studies e sostanzialmente si ispira alla dottrina sociologica economica di Polanyi e al pensiero ecofemminista di diverse studiose contemporanee, Federici Barca Fraser, per fare qualche nome. Sul tema del capitalismo e delle sue molteplici crisi, ma anche sulle alternative, noi vorremmo proprio introdurre, intanto salutandola, se mi viene confermato che è in collegamento. Buongiorno Lara. Buongiorno. Lara che tra l'altro coordina la rete internazionale di ricercatori Alternatives to Capitalism con una collana di libri che ne è scaturita e che insomma alcuni dei quali credo siano anche qui presenti e
invito a curiosare nel nostro banchetto, così come invito, prima di lasciare la parola alla Lara, lanciando il primo stimolo, le persone che sono qui presenti alla compilazione della scheda che riguarda un po' il gradimento dell'iniziativa di quest'anno che avete trovato nella cartellina che abbiamo lasciato ciascuna e ciascuno di voi. Introduco quindi questa sessione di lavoro, dovrei io fare noi le alternative, lasciando la parola a Lara Monticelli, alla quale mi viene da porre questa prima questione, insomma. Il capitalismo ci sembra talmente forte che è più facile immaginare, come dire, la fine del mondo, ci viene più facile da immaginare di quella del capitalismo. E da questo punto di vista dà proprio un po' l'idea di quello che abbiamo introiettato. E allora, è così forte per davvero la domanda che faccio? Quali sono le, come dire, riletture attualizzate di questo sistema e quali suggerimenti per alcune alternative? Le faccio già tutte e tre all'inizio, così lascio agio a Lara di fare il suo intervento, che durerà al massimo una mezz'oretta. Di dare queste indicazioni, risposte, suggerimenti, suggestioni. Tecnicamente affido a Marco il microfono e glielo lascio. Beh, innanzitutto voglio ringraziare Marco Bersani e tutti gli organizzatori e le organizzatrici dell'Università Estiva di Atenaia. Mi stavo rileggendo proprio prima di preparare questo intervento la descrizione del tema dell'Università Estiva. Mi ha colpito in particolare una frase, cioè quella che il discorso mainstream interpreta tutte le crisi che stiamo vivendo senza che abbiano alcuna pregnanza sistemica. E questa frase mi è sembrata molto rilevante e voglio prenderla come punto di partenza. Proprio 3-4 giorni fa è stato pubblicato l'11 settembre 2023 un studio intitolato A Just World Unsafe, un comitato di 30 autori da tutto il mondo, tra cui molti professori di voi avrà già sentito nominare, in quanto è stato uno dei primi studiosi a definire il concetto di planetary boundaries, cioè di confini planetari che non vanno e non devono, non dovrebbero essere superati. Questo studio però è diverso e secondo me è veramente importante perché per la prima volta questi studiosi, che appartengono principalmente alle scienze naturali e biologiche, ci dicono che non è sufficiente solamente stare all'interno di quel corridoio safe, cioè di non superare questi boundaries, ma ci dicono anche che però bisogna fare attenzione a come le risorse vengono ridistribuite all'interno di questi corridoi. E ci dicono quindi che abbiamo la necessità di effettuare, di implementare trasformazioni sociali radicali. Questo è una cosa piuttosto nuova, perché di solito questi studi si limitavano a quantificare, ad elaborare indicatori. Invece, questa è la prima volta che questo studio ci dice che abbiamo bisogno di trasformazioni sociali radicali. E guarda caso, gli agenti di trasformazione che vengono menzionati nello studio sono agenti di trasformazione a livello. Vengono menzionate trasformazioni sinergiche, quindi che devono coinvolgere vari attori, devono coinvolgere stili di vita alternativi, il cambiamento di percezioni veramente valoriali, viene addirittura menzionato esplicitamente, dobbiamo cambiare la nostra percezione di buona vita. Vengono anche menzionati questi alternative pathways, dei sentieri alternativi. Tuttavia, sfogliando questo report, questo studio che è molto lungo, sono 50 pagine, ho provato a cercare, funziona appunto il find, se venisse menzionata la parola capitalismo in tutte queste pagine. E quello che ho trovato è che la parola capitalismo viene menzionata solamente una volta.
Allora, di nuovo mi rifaccio qui alla frase che ho letto nella descrizione di questa università estiva. Cioè, come mai, nonostante ci siano ormai questi studi, si parli di trasformazioni sociali radicali, è così difficile menzionare e indicare il capitalismo contemporaneo? E vorrei affiancare qui alla definizione dello studioso Mark Fisher, cioè quella di realismo capitalista, no? Che menzionava anche il nostro collega che ci introdotto, che diceva che è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Vorrei affiancare la definizione di una nostra studiosa italiana, Stefania Barra, in capitolo di ecologia politica, che affianca il termine, secondo me, altrettanto significativo, di realismo ecocapitalista. Cioè, lei ci dice che il discorso dominante promuove spesso soluzioni ecocapitaliste e moderniste come uniche risposte praticabili alla catastrofe ambientale che stiamo vivendo. L'obiettivo principale di queste strategie è quello di mantenere lo status quo e di fatto mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici, ma non viene mai proposta una rivalutazione radicale di quelle che sono le ipotesi fondanti del capitalismo. E qui voglio giusto aprire una parentesi e mi rifaccio un attimo a un altro studioso fondamentale per il capitalismo contemporaneo, che ci descrive il capitalismo come una sorta di casa, una casa della quale noi vediamo le colonne portanti, visibili e conosciamo tutti, ovvero la costante crescita, la ricerca dei profitti e lo sfruttamento del lavoro in cambio di un salario. Poi però quello che ti dice Nancy Fraser, secondo me è molto interessante, che esistono anche dei pilastri sotterranei che rimangono spesso invisibili, che però sono fondamentali per la funzione e riproduzione del capitalismo nel tempo. E questi pilastri sono lo sfruttamento delle risorse naturali e le discriminazioni lungo le linee di genere, di razza e di etnia. Senza ripensare non solo quelle che sono le colonne portanti di facciata, ma anche quelle che sono le condizioni più invisibili, diventa impossibile immaginare delle alternative. Vorrei anche poi dire che io, occupandomi di ricerca accademica, studio e leggo moltissima produzione di quelli che sono studiosi neomarxisti o anche della scuola di Francia. Quello che devo dire è che spesso la discussione delle alternative, del tipo di società in cui vorremmo vivere, assume un ruolo secondario rispetto alla diagnosi e la critica del capitalismo. Cioè le riflessioni sui futuri alternativi, se ci pensate, tendono sempre ad essere un pochino marginali, un po' vaghe, un po' affrettate. E io credo che questo momento storico richieda la stessa attenzione, la stessa energia su due aspetti. Uno, la configurazione del tipo di società a cui aspiriamo. E due, le strategie politiche necessarie per raggiungere questo tipo di società. Negli ultimi 7-8 anni la mia ricerca si è focalizzata all'interno di questo grandissimo complesso dibattito, peraltro molto divisivo anche all'interno della sinistra radicale, su una particolare strategia politica, che è nota come quella della politica prefigurativa. I movimenti prefigurativi sono quelli che mirano ad incarnare nel presente un'idea di società alternativa. In questi movimenti troviamo comunità intenzionali, villaggi, cooperative, comunità di co-housing e varie iniziative che spesso sono piccole e hanno a livello locale. C'è una grandissima varietà, se guardiamo a queste iniziative, in Italia, in Europa o anche nel mondo, rispetto a quello che è il loro livello di radicalità e al loro livello di impegno politico, implicito e esplicito. Tuttavia, se pensiamo ad iniziative come il collettivo di fabbrica GKN di Firenze, o per esempio tantissime altre piccole comunità ecologiche, vediamo veramente che esistono delle sperimentazioni estremamente importanti riguardo alle modalità di governance, di produzione. Oppure quando parliamo di comunità ecologiche, di stili di vita a basso impatto sull'ambiente, si parla di permacultura, si parla di democrazia alimentare.
Nel mio progetto di ricerca, che è durato 3-4 anni e si è concluso quest'anno, in particolare mi sono focalizzata sugli ecovillaggi in Italia e in Danimarca, che sono due paesi estremamente diversi, però nei quali esiste proprio una tradizione di vita comunitaria. Pensate che la Danimarca, pur avendo solo 6 milioni di abitanti, è il paese al mondo dove c'è il numero più alto di questo tipo di comunità. E quindi la mia ricerca però non vuole suggerire che queste iniziative, e poi ci voglio tornare anche dopo, devono sostituire la politica tradizionale di partito o di movimento, ma piuttosto vanno ad essere a complemento ad esse, e vogliono dimostrare che esistono modi diversi anche di fare politica, modi diversi di essere politici e modi diversi di emanare un cambiamento in risposta ai discorsi egemonici che abbiamo menzionato prima. La prefigurazione, la politica prefigurativa è una caratteristica condivisa da moltissimi movimenti sociali storicamente. Quello che però mi sento di dire è che negli ultimi 20 anni, forse a partire anche dal momento congiunturale della crisi, è stato veramente un nuovo interesse, un crescente riconoscimento che, in parallelo al momento della critica, della contestazione, è essenziale immaginare il futuro più giusto e sostenibile. Guardiamo movimenti come la Extinction Rebellion, è evidente che di fianco al momento della protesta abbiamo anche un momento altrettanto importante di immaginazione e sperimentazione. Ritornando al mio studio, per esempio, se guardiamo le comunità intenzionali di tutto il mondo, scopriamo che loro studiano, le loro sperimentazioni veramente comprendono tutti gli aspetti della vita: l'istruzione, modelli di governance e modelli decisionali, l'approccio alla proprietà privata, il modo in cui concepiamo la famiglia, l'intimità, il lavoro, il consumo. Tutte queste comunità, e per fornire ancora un altro esempio, forniscono anche degli esempi molto interessanti dal punto di vista architettonico e di pianificazione urbana, perché sono proprio progettati per facilitare studi di vita comunitari e sociali. Per esempio, si sperimenta tantissimo con l'utilizzo della bioedilizia, di biomateriali nelle costruzioni. E questi recentemente stanno sempre di più venendo riconosciuti come valide alternative ai tradizionali materiali di costruzione, come il cemento, l'acciaio e l'alluminio, da parte di architetti contemporanei e di urbanisti. Questo è solo uno dei tanti esempi che vi voglio fare di quelle che sono le sperimentazioni all'interno di queste comunità, all'interno di altre iniziative prefigurative. La cosa interessante è che queste sperimentazioni possono fuoriuscire. Gli studiosi chiamano il fenomeno spill out, che vuol dire quasi sversarsi. E quindi quello che voglio dire è che il confine tra queste sperimentazioni locali e quello che, se vogliamo, il mondo capitalista ha un confine poroso, e la trasformazione avviene quando queste sperimentazioni di fatto fuoriescono, si chiamano colleghi, scale out, cioè escono in un impatto più ampio. Quello che però voglio anche sottolineare è che dobbiamo stare attenti a non celebrare queste iniziative come esempi di micro-società ideali o perfette. Come tutti gli esperimenti sociali, anche queste iniziative hanno i loro limiti, i loro paradossi e le loro idiosincrasie. Un recente filone di studi ha iniziato ad applicare una lente di giustizia di genere e decoloniale a queste iniziative ed ha illustrato tantissime contraddizioni. Per esempio, le minoranze etniche razziali, le persone appartenenti a gruppi LGBTQI+, le persone che provengono da background socio-economici più svantaggiati sono significativamente sottorappresentate e affrontano moltissimi ostacoli nell'aggiungere ruoli di leadership. Tuttavia, alcune altre persone che conosco, più giovani, che vivono in questo tipo di comunità, mi dicono che stanno facendo un cambiamento e esiste una crescente consapevolezza. Voglio anche sottolineare un altro aspetto importante, che mentre il tipo di prefigurazione di cui stiamo parlando adesso
un tipo di prefigurazione progressista che abbraccia valori di giustizia socio-economica, ambientale, di redistribuzione e democrazia, non tutti i movimenti prefigurativi prefigurano lo stesso futuro. Ciò è evidente quando esaminiamo quelli che vengono prefigurati, vengono illustrati dall'alt-right, le teorie della cospirazione, dai movimenti, dai discorsi neoconservatori o neofascisti, vengono esemplificati e incarnati anche nella loro forma più estrema da figure come Donald Trump, che ora è il suo vice candidato, il suo vice candidato alla vicepresidenza J.D. Vance. Anche in Italia non ci mancano gli esempi. Inoltre, queste visioni di futuro vengono anche complicate da quelle che sono le idee portate avanti da miliardari tecnologici e libertari come Elon Musk e Peter Thiel. Queste vanno ulteriormente a complicare quello che è il quadro, e rivelano che le visioni del futuro rappresentano un terreno altamente contestato, e quindi anche il modo in cui noi andiamo a concettualizzare e a discutere il futuro deve essere politicizzato e discusso con tanta energia tanto quanto mettiamo nella nostra diagnosi del presente. Se c'è ancora un po' di tempo, vorrei soffermarmi, ma chiedo se non sto parlando troppo. 10 minuti, sì, ancora una decina di minuti. Perfetto. Volevo soffermarmi su quella che è la critica classica che viene fatta, che ormai sento da molti anni, ai movimenti prefigurativi. Cioè, come fanno questi movimenti, che sono così marginali, così di nicchia, che creano delle piccole crepe nel capitalismo, come dice John Holloway, a formare un movimento di massa che sfida il sistema capitalista di fatto? E quindi vorrei affrontare la questione cruciale del potere e dell'egemonia. E secondo me questo è una considerazione ed è un aspetto che merita veramente una riflessione. Siccome qui non abbiamo molto tempo, vorrei solo delineare quelli che sono alcuni punti analitici chiave, che sono molto importanti da tenere a mente quando si parla della politica prefigurativa e delle iniziative prefigurative. La filosofa Nancy Fraser, che io rispetto e stimo tantissimo, sostiene, qui la cito letteralmente, che per affrontare il potere ci vuole un contropotere, e ci dice anche che la strategia anarchica tende ad essere più una strategia di evasione, lavora attorno al potere piuttosto che affrontarlo così, frontalmente. Altri critici descrivono la prefigurazione come una cura omeopatica, enfatizzando quasi l'effetto, no, di far stare bene chi è coinvolto in queste iniziative, senza però produrre effetti a scala e di lunga durata. Io sono parzialmente d'accordo con queste analisi. C'è infatti spesso un'aspirazione al ritirarsi e al fuggire dal capitalismo e dalla società tradizionale, come si vede nelle sperimentazioni. È vero che molte di queste iniziative investono tantissime delle loro risorse in un'attività tradizionale, tuttavia tentare di sfuggire al capitalismo, se viene questo secondo me, non è necessariamente equivalente a fare politica. Il filosofo italiano Paolo Virgo ha chiamato questo fenomeno il ritiro impunito, lo chiamava in inglese engage withdrawal. E anche David Graeber, un antropologo che si è lasciato il continente, un antropologo nato di David Graeber, sosteneva che, e cito praticamente, il modo più efficace di opporsi al capitalismo non è attraverso lo scontro diretto, ma per defezione, da parte di coloro che cercano di creare un nuovo comune. Allora, senza dover per forza abbracciare le opinioni di David Graeber, credo che però non dobbiamo essere troppo veloci a spingere la politica prefigurativa. Innanzitutto dobbiamo evitare di confondere l'anarchismo con le iniziative prefigurative, perché non tutti abbracciano questa definizione. In secondo luogo, dobbiamo anche abbandonare l'idea che le iniziative siano iniziative spontanee, perché è tutto il contrario. Per riprodursi nel tempo e per resistere alle pressioni sociali, economiche e legali nel quale esistono, queste iniziative devono considerare attentamente il modo in cui sono organizzate, la loro governance e i loro mezzi di sussistenza. E quindi penso che
le iniziative prefigurative non debbano essere ridicolizzate o respinte semplicemente perché non mostrano le stesse caratteristiche o perseguono la stessa agenda politica di partiti politici tradizionali. Penso che un approccio più costruttivo, se vogliamo parlare di trasformazioni radicali, sia quello di esplorare il territorio intermedio tra quella che è una pianificazione democratica su larga scala, localizzata, e una sperimentazione che avviene invece alla base in questo tipo di movimenti. E dobbiamo, secondo me, andare oltre quello che è da quasi una nuova iterazione nel XX secolo della classica dicotomia tra socialismo scientifico e socialismo utopico. Come ho descritto in un recente articolo con un collega danese, la situazione attuale è così tremenda che abbiamo bisogno di tutto quello possibile, in cui la politica progressista di partito, le politiche del lavoro, dei movimenti sindacali, dei movimenti sociali e le iniziative collaborative, tutti contribuiscono a un mosaico energetico di trasformazione. E non vedo alcun motivo per cui si debba scegliere una strategia rispetto ad un'altra, quando invece debbono essere, a mio avviso, tutte parte di uno stesso progetto politico di emancipazione. Anzi, penso che sia fondamentale che i movimenti di base e anche le iniziative prefigurative collaborino e creino coalizioni con i partiti politici, perché solitamente li tengono responsabili e li rendono responsabili e li spingono verso programmi politici più radicali e più trasformativi. Solo l'ultima cosa che volevo dire è che tutte queste considerazioni sono, anche molto problematicamente, molto centrate sul nord del mondo. Gli studiosi che ho menzionato, i movimenti che ho menzionato, sono movimenti del nord del mondo. Se noi guardiamo al sud del mondo, le iniziative locali prefigurative su piccola scala sono fondamentali per resistere alle forze dello sfruttamento poste dal capitalismo, dal capitalismo globale delle corporations. Ad esempio, Vikas Sangham è un'iniziativa in India che è stata fondata nel 1979 ed ora è una rete di iniziative locali in tutto il paese che permette di resistere al capitalismo globale predatorio, preservando ambienti naturali locali e proteggendo i diritti umani del lavoro. Un altro esempio, secondo me, fondamentale è la rete dell'economia sociale solidale in Brasile, che promuove il controllo dei lavoratori e promuove il benessere delle comunità locali, proteggendo gli ecosistemi e le popolazioni indigene che molto spesso sono i produttori delle terre. Se guardiamo questi esempi, vediamo immediatamente che la linea tra prefigurazione, il confine tra prefigurazione, il contropotere e controegemonia diventa immediatamente verificato. E allora dobbiamo, infine, giusto per dire, per concludere, non dobbiamo inoltre trascurare anche il potenziale educativo delle iniziative prefigurative. Loro ci dimostrano queste iniziative che modi di vivere altrimenti sono possibili, di altre concettualizzazioni, altre idee di sviluppo, di abbondanza e di ciò che costituisce una buona vita. In altre parole, incarnano quello che alcuni studiosi, tra cui mi vorrei anch'io inserire, chiamano un cambiamento ontoepistemico, cioè un cambiamento che riguarda l'ontologia e l'epistemologia, cioè il modo di essere nel mondo, ma anche il modo di capire e concettualizzare il mondo in cui viviamo. Grazie. Grazie mille. Io ringrazio Lara Monticelli per il suo intervento, che è un intervento di respiro ampio, mi viene questa definizione, per quello che ci ha detto, per come ce l'ha presentato, per un sacco di stimoli che ci ha portato, per cui la ringrazio. La ringrazio e intanto do la parola a Maria Francesca Petullio, del Consiglio Nazionale di Attac Italia, ma la presento un attimo per chi non la conoscesse, è ricercatrice di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Napoli Federico II, è attivista storica dell'asilo, dell'asilo Filangieri, e della rete nazionale per i comuni emergenti a uso civico, oltre che del collettivo Feministization of Politics. Proprio tornando all'esperienza della rete nazionale dei comuni emergenti a uso civico, che
che si colloca abbastanza primo titolo, credo, in quei movimenti prefigurativi di cui Lara ci ha parlato fino adesso. Lei viene da introdurti con un aneddoto. Ci siamo conosciuti a Milano in un posto che si chiamava Remake, e che proprio di questi luoghi di prefigurazione di un futuro possibile alternativo era appunto parte integrante. Era passato, no, è passato qualche anno, sono passate esperienze, Remake non c'è più, l'esilio c'è ancora, avete beni comuni emergenti a uso civico ancora, e come dire, che riflessioni trai sul tema che oggi abbiamo proposto rispetto a tutto questo? Ti lascio una buona ventina di minuti per raccontarci. Grazie, grazie chiaramente per l'intervento che mi ha preceduto. Io vorrei intanto, sì, sicuramente anch'io penso che da tanti punti di vista l'esperienza dei beni comuni emergenti uso civico, che poi spiegherò cosa vuol dire, possa essere immaginata come un'esperienza prefigurativa o soprattutto anche come un laboratorio di come potrebbe funzionare diversamente la democrazia, come potrebbe funzionare diversamente il modo di fare movimento. Prima di tutto penso però che questo tema abbia bisogno di un inquadramento, già che parliamo appunto di cura, e il fatto di fare comune, il fatto di attivarsi per l'autogestione di un bene o per l'autogestione di una risorsa per una finalità di interesse collettivo, sicuramente ha a che fare appunto con la cura. Come cura, diciamo appunto da un punto di vista marxista, Silvia Federici fa una letteratura, intendiamo tutto quel lavoro che è un lavoro riproduttivo, cioè un lavoro che non è direttamente quello vendibile sul mercato, come appunto può essere la fabbrica, ma è tutta quella parte del lavoro che non è vendibile sul mercato, ma che serve a preservare invece la forza lavoro che si vende sul mercato. Quindi tutto quello che ha a che fare con la crescita dei figli, delle figlie, anche solo la cura di se stesso, perché è anche un aspetto essenziale, e anche ovviamente tutto quello che ha a che fare con l'attivismo, perché non ci dobbiamo dimenticare che tutto quello che è appunto l'attivismo è lavoro, e il lavoro attivista non è pensato per una remunerazione sul mercato, è pensato appunto per prendersi cura della società di oggi, poi chiaramente anche delle generazioni future. E questo lavoro è stato tematizzato appunto soprattutto da un'ottica di genere, perché si è trattato nella storia soprattutto di un lavoro attribuito a donne e altrettanto di un lavoro invisibilizzato, quindi in buona sostanza si è verificato un circolo vizioso per cui il lavoro, quelle forme di lavoro più invisibilizzate sono state attribuite alle donne, da cui poi si è ulteriormente ovviamente visibilizzato in tutti quei generi che non sono, diciamo, il maschio cis, eccetera. Quindi si tratta di un'invisibilizzazione non solo di forza lavoro, ma anche di specifiche competenze di cura che, diciamo, di generazione in generazione si sono costruite e tramandate, e che sono proprio una delle basi su cui si fonda il capitalismo, esattamente come si fonda sullo sfruttamento della terra, sullo sfruttamento delle risorse, ovviamente soprattutto localizzate in determinate aree del mondo. Da un punto di vista appunto delle studiose che ho nominato prima, il lavoro di cura è quindi paradossalmente uno dei lavori più emancipanti che esistono, perché naturalmente hanno a che fare con la relazione umana, quindi con la possibilità e il potenziale di costruire relazioni tra le persone, ma molto spesso è costretto. Diciamo, ci si trova in costrizioni sociali oppure ci si trova a fare fronte a obblighi di cura. Quindi un po' la domanda di fondo che ci si pone è: cosa succede quando noi riusciamo a emancipare, a visibilizzare innanzitutto e emancipare questo lavoro di relazione, di cura, di appunto per appunto prendersi cura dei bisogni, ma anche della salute l'una dell'altra, dei bisogni anche materiali chiaramente. Cosa succede quando tutto questo lavoro riusciamo a emanciparlo, ovviamente, e a metterlo a servizio di una propria autodeterminazione individuale e collettiva?
E qui appunto emerge come sia nel caso dei beni comuni, ma anche di altre esperienze economiche trasformative, urbanistiche, solidali che sono state nominate, come poi il tema della, della ridiscussione dei ruoli di genere, della ridiscussione del, del lavoro di cura, può dare anche luogo a vere e proprie esperienze di distribuzione materiale. Questo è anche interessante ribadirlo, perché molte volte la critica che viene fatta è un po' quella di psicologismo, nel senso di ridurre quello che in realtà è un tema strutturale, come può essere la, appunto la distribuzione delle risorse. Si dice se la si riduce a una questione di cura o addirittura di autocura, si rischia di non cogliere il punto, perché si un po' sostituisce quello che dovrebbe essere il lavoro dei movimenti, dei collettivi, con un lavoro di prendersi cura appunto di se stessi. Questo ovviamente non è l'obiettivo, però sicuramente invece il tema della cura individuale e collettiva è centrale, per dire come costruiamo movimenti che non lasciano indietro nessuno e nessuna. Quindi io penso che è difficile immaginare, appunto parlando di alternative al, al capitalismo, è difficile immaginare di poter costruire le alternative se non iniziamo a praticare innanzitutto un cambiamento sistemico all'interno dei nostri stessi movimenti politici. Questo è un po' il discorso che appunto nominava Roberto nella mia presentazione, nel presentarmi, della femministizzazione della politica, che noi in Italia abbiamo anche un po' tradotto come depatriarcalizzazione della politica. Quindi come rendiamo la politica non solo più femminile come presenze, perché è comunque un argomento, ma come la rendiamo più femminista, o come la rendiamo meno patriarcale, appunto il termine depatriarcalizzazione, che è anche complicato a pronunciarsi, ma complicato anche perché non siamo abituati a farlo, l'abbiamo anche discusso in questa sede. Quindi il tema non è soltanto di genere, ma anche come cambiamo la nostra modalità di fare politica. Ed è sicuramente un lavoro che noi abbiamo appunto all'interno del collettivo, abbiamo articolato anche all'interno di diversi ambiti, che sicuramente hanno a che fare con le risorse. Ad esempio ci sono organizzazioni che hanno fatto una diagnosi di genere e hanno calcolato quante risorse sono spese per ciascuna area tematica di azione del collettivo, e quindi quante risorse sono spese anche sulla questione di genere, sulla questione dei generi, e ovviamente mirando anche a implementare l'utilizzo delle risorse per questo argomento, che chiaramente è sempre uno di quelli che risulta meno urgenti, quindi che è più difficile da affrontare. Quando parlo di risorse parlo non soltanto di risorse economiche, ma anche per esempio del tempo nel corso di un'assemblea, anche perché è una risorsa, così come appunto della visibilità del tema all'esterno, quando si va appunto a parlare dell'organizzazione e simili. Quindi questo è uno degli assi, ma anche quello ad esempio dei linguaggi, come utilizziamo linguaggi che siano sempre più accessibili per una pluralità di persone. Quindi non mi riferisco soltanto al linguaggio inclusivo, che è sicuramente un aspetto necessario, ma anche a come immaginare proprio una pluralità di linguaggi per chi proprio molto in concreto ci si trova di fronte a persone che 4 ore di assemblea, come è d'uso nei movimenti soprattutto di base, non hanno intenzione di farlo, non hanno il tempo, non hanno la capacità di parola, diciamo. E così come appunto anche cosa significa ridistribuire il potere da un'ottica femminista, quindi come trasformiamo il potere da strumento di dominazione, potere su qualcuno, ha un potere di, cioè quindi ha un potere come strumento di emancipazione, appunto di empowerment, si direbbe in inglese. E io sono appunto di ritorno dalla Francia e sono stato a un incontro delle liste partecipative francesi che mi ha molto interrogato su questo argomento, perché è un fenomeno che diciamo da qualche anno, dalle scorse elezioni municipali in Francia, fino alle prossime anche nel 2026,
si stanno sviluppando una serie di liste che per la verità hanno abbastanza in comune con il nostro municipalismo, quindi con l'idea di trasformare le istituzioni e di usare appunto i processi partecipativi per trasformare le istituzioni, dando parola alle soggettività che sono marginalizzate normalmente dalle istituzioni stesse, ma anche dai processi partecipativi e anche nella politica dei movimenti e nella politica di base. Però dall'altra parte queste liste hanno anche tutto un portato molto simile a quello dei meetup di queste da noi, cosa che ovviamente, di cui ovviamente non ho mancato di far notare i rischi, per, insomma, vedendo poi come è andato a finire nel nostro paese. Però c'era un rapporto che loro presentavano sulla composizione delle liste, perché loro utilizzano tutta una serie di sistemi che sono diversi da quelli tradizionali di cooptazione, come per esempio l'estrazione a sorte delle persone candidate, oppure l'elezione senza candidato. L'elezione senza candidato significa che in qualche modo, prima, con un procedimento diciamo abbastanza articolato, prima di decidere chi sarà la persona destinata a un determinato ruolo, a una determinata carica, si inizia ad elencare prima tutte le caratteristiche che questa persona deve avere. Quindi non si parte dalla persona, ma si parte un po' dal bisogno, che competenze deve avere, che personalità deve avere, che specificità deve avere, eccetera. E quindi a partire da queste poi si iniziano a individuare le persone che possono appunto ricoprire il ruolo. Ora, queste sono forme che sappiamo bene che possono avere le loro problematicità, perché sono appunto tutte quelle forme che sono state strumentalizzate nel nostro caso, nel caso italiano, e che diciamo in qualche modo tendono un po' a sottovalutare il portato politico dei collettivi e dei movimenti che è stato costruito nel tempo. Però è stato presentato un rapporto su queste liste che ha mostrato come entrambe le metodologie di fatto hanno portato a un aumento delle persone candidate che sono donne o non maschi cis e anche di persone non bianche. Questo significa che, nonostante appunto si può discutere sulla metodologia dell'estrazione a sorte o dell'elezione senza candidato, però sta di fatto che apparentemente le modalità di cooptazione che usano i movimenti sono, diciamo, fanno uscire degli esiti particolarmente patriarcali, particolarmente maschili, particolarmente bianchi, che chiaramente invece, al di là diciamo, delle soluzioni alternative che usiamo, dovrebbero interpretare gli attuali movimenti sui processi che utilizziamo per costruire la legittimazione al nostro interno. E arrivo così un po' all'esperienza dei beni comuni, che io mi scuso se ogni anno torno a ripeterla, però è un po' anche per chi prova a essere un po' più breve, anche un po' per chi non c'era negli anni scorsi. Quindi, diciamo, l'esperienza dei comuni emergenti e specifico nasce un po' dall'idea che la comunità possa, che non siano beni comuni solo quelli, appunto, come ha definito poi la proposta della Commissione Rodotà, i beni necessari ai diritti fondamentali e che quindi devono essere accessibili a tutte le persone. Il discorso della rete nazionale dei beni comuni emergenti e specifico, in generale la categoria dei beni comuni emergenti, significa che la comunità, cioè che appunto questa definizione di bene comune non spetta a quelle cose che ontologicamente, tra virgolette, di per se stesse, naturalmente, sono necessarie per i diritti fondamentali, come l'acqua, l'aria, i ghiacciai, le foreste, eccetera, ma che la comunità da sé può rivendicare una risorsa, un bene, come necessario per i diritti fondamentali. A quel punto, un bene come per esempio il palazzo abbandonato di per sé può essere o non essere necessario per i diritti fondamentali, ma ovviamente lo diventa nel momento in cui la comunità, ad esempio, se ne è propria, lo libera per svolgere al suo interno attività mutualistiche, attività che rispondono alle necessità, alle esigenze dei territori. Ed è appunto un po' così che nasce la maggior parte dei beni comuni emergenti. Quindi l'idea da una comunità che decide di appropriarsi di un bene, non soltanto come
il bene in sé per sé, come appunto la possibilità di distribuire le risorse e di svolgere attività mutualistiche, ma anche a partire dall'idea di costruire una comunità orizzontale che si occupa di quel bene. E questo ovviamente porta i beni comuni, un po' come appunto le comunità intenzionali, di cui alcune conosco, passano tantissimo tempo a analizzare la propria comunità, analizzare anche le proprie emozioni all'interno della comunità, analizzare le proprie dinamiche. Così i beni comuni, se vogliono farsi diciamo un laboratorio di nuove forme democratiche, devono continuamente riflettere su quale tipo di comunità a cui aspirano e chiaramente su basi antifasciste, antirazziste, antisessiste, che però sono di per sé diciamo aspirazioni, parole, nel momento in cui tante pratiche sono appunto, come accennavo in qualche esempio poco fa, spesso anche involontariamente sessiste, nel momento in cui molti approcci appunto di discriminatori li abbiamo involontariamente interiorizzati, pur non volendo, pur essendo attivamente antirazzisti, molto spesso abbiamo interiorizzato tutta una serie di forme che ci vengono tramandate da generazioni di discriminazione alla persona diversa. Quindi continuamente appunto l'idea di ricostruire una comunità a partire dal basso, che può ridistribuire anche delle risorse, quindi può farsi una sperimentazione economica, si deve interrogare su che tipo di comunità vuole, che tipo di comunità vuole essere e quali sono gli strumenti che possono essere messi in campo per realizzarla. Poi nel caso appunto di Napoli, l'esperienza dell'asilo e dei beni comuni emergenti hanno dato vita anche a un cambiamento istituzionale proprio, nel senso che si è riusciti a creare uno strumento giuridico che è appunto l'uso civico e collettivo urbano per riconoscere le esperienze di autogestione comunali, quindi senza fare finta che esista un'associazione che si prende in gestione lo spazio, ma appunto riconoscendo le comunità informali come tali, che hanno portato anche alla costituzione di nuovi organi partecipativi con appunto la presenza di attivisti e attiviste, come l'osservatorio sui beni comuni e la consulta di audit sulle risorse e sul debito, e quindi anche a un processo di ridefinizione delle politiche urbane a partire appunto dall'esperienza concreta delle pratiche di autogestione di un bene comune. Mi voglio soffermare solo su un aspetto che forse è quello più, uno dei più attuali nell'esperienza dei beni comuni, in particolare nell'esperienza della sigla di cui faccio parte, che è quello delle pedagogie. Diciamo che da un po' di tempo a questa parte, ovviamente da sempre la distribuzione dei saperi è una delle fonti di potere di cui parlavo prima, è una delle fonti di potere spesso implicito che si crea anche all'interno dei movimenti. Diciamo molto spesso succede in diversi movimenti che le posizioni di portavoce o le posizioni di rappresentante o altre posizioni di leadership derivano anche ovviamente da una serie di competenze che possono andare appunto a seconda dei movimenti, dal saper parlare bene o dal saper fare questa cosa o l'altra. Quindi diciamo che i beni comuni hanno anche tematizzato la trasmissione dei saperi come uno degli elementi necessari di, appunto della costruzione di un bene comune. Tra l'altro siamo in un contesto storico in cui in modo crescente, su questo tra l'altro pubblicheremo qualcosa a breve con Giuseppe Lucciarelli, in modo crescente la competenza tecnica è un elemento sempre più legittimante anche delle posizioni politiche e chiaramente sappiamo la prassi italiana di nominare governi tecnici o governi misti in ogni momento di crisi, affidandosi proprio alla legittimazione tecnica delle persone per risolvere, per affrontare questi momenti di particolare difficoltà. E lo stesso in effetti è avvenuto su scala cittadina a Napoli, dove all'esperienza municipalista di De Magistris è seguita un'esperienza appunto di una giunta guidata dal rettore Manfredi, che è l'ex rettore dell'università, che pur avendo era Federico II, che pur avendo una carriera politica resta comunque appunto una figura la cui legittimazione parte innanzitutto da quella tecnica.
E tra l'altro, appunto, tutte le cose che ho nominato prima, come la costruzione di nuovi strumenti giuridici, di nuove istituzioni, è passata sicuramente attraverso la messa in gioco di saperi giuridici, ma anche di altro tipo, all'interno delle comunità. E così è stato anche appunto con la nuova giunta, che è dovuto passare, in cui il lavoro, diciamo, di poter mantenere in vita i beni comuni, non soltanto come spazi che esistono, ma anche come spazi che hanno un potenziale trasformatore, nel senso che poi alla fine l'obiettivo della giunta non era tanto quello di eliminare i beni comuni, ma sicuramente quello di neutralizzare un po' il loro portato politico, la loro volontà di espandere, diciamo, un concetto di non privatizzazione dei beni. E quindi anche nella difesa dei beni comuni rispetto a questo tipo di attacchi, che poi puntualmente sono sussunzioni, nel senso di voler chiamare qualcosa bene comune, però la giunta, però di volerne fare tutt'altro per bene comune, anche lì è servito molto l'apporto tecnico di diverse competenze, in particolare si sono svolti sotto la nuova giunta anche dei processi partecipativi legati alla ristrutturazione dei beni, quindi parliamo anche di competenze di architettura, di competenze sulla governance degli spazi, sull'impatto, diciamo, sociale, ambientale degli spazi e tanto altro tipo di competenze che appunto ci hanno fatto interrogare sulla crescente necessità di elementi tecnici nel fare politica, oltre che di elementi politici, e altrettanto della necessità di appunto ridistribuire le competenze come elemento centrale per rendere più orizzontali i nostri processi politici. Questo ovviamente è un discorso che a maggior ragione vale per quanto riguarda il riconoscimento delle competenze. Il discorso che facevo prima dell'elezione del candidato, cioè il riconoscimento delle competenze anche all'interno dei collettivi passa per tutti quei pregiudizi, anche di genere, ma anche d'altro tipo, di classe, che ci sono all'interno. Quindi immaginarsi anche dei percorsi per fare in modo di riconoscere le competenze che ci sono, anche, diciamo, da qualsiasi persona provenga, senza appunto quel tipo di pregiudizio di genere che naturalmente ci porta a dire che molto spesso che un uomo è la persona migliore per rappresentare il movimento al di fuori. E chiaramente anche qui, diciamo, vado a concludere come i beni comuni possono essere pedagogici verso l'esterno. Cioè, come riprendiamo un po' in mano attraverso la pratica concreta della comunità orizzontale, diciamo verso persone adulte, ma anche a noi capita chiaramente di lavorare, di entrare in contatto con persone adolescenti, anche in un quartiere complesso come può essere il centro storico di Napoli, e quindi come fare in modo di l'esperienza di contatto con una comunità che si vuole orizzontale, antirazzista, antisessista, inclusiva, eccetera, possa essere un'esperienza pedagogica anche al di fuori. E quindi appunto come a partire da questo tema si possano sperimentare queste nuove forme di attivazione democratica, di attivazione comunitaria. Mi fermo qui, così magari per me non posso. Grazie, Maria Francesca. Le pedagogie di cui ci parli sono uno degli aspetti del tema della cura che, dal suo punto di vista, chiediamo di approfondire a Marco Rovelli. Io, non conoscendolo di nome e cognome, lo conoscevo attraverso un gruppo musicale che ascoltavo un pochino di anni fa. Sono anarchista, poi ho cominciato una carriera solista. Marco Rovelli è scrittore, musicista, è insegnante di storia e filosofia, e tra i tanti scritti che abbiamo visto al suo nome mi piace sottolineare, perché il titolo ha molto a che fare con quello di cui oggi parliamo, la sua ultima pubblicazione, Soffro dunque siamo, il disagio psichico nella società degli individui, che è tra l'altro qui presente, invito presenti poi a, come
dire, curiosare al nostro banchetto, libro del 23, quindi estremamente, estremamente recente. Per cui Marco, i temi sono chiari, il titolo, il tema della cura in particolare, da questo tuo punto di vista molto speciale, per cui ti affido qui questa mezz'oretta massima di chiacchiera su questo insieme a noi. Grazie. Grazie a te, grazie a voi. Ma io ripartirei da Mark Fisher, che è stato nominato prima, no? Il realismo capitalista, che forse insomma, è il suo libro più tra i tanti, più significativo. Fisher diceva come si fa a riattivare la politica, no? Ovviamente la politica è completamente disattivata. Come si fa a riattivare? Ci sono quei due o tre temi, no? E uno di questi due o tre temi era rendersi conto che la salute mentale, che il disagio psichico, è stato completamente depoliticizzato e si tratta di ripoliticizzarlo. Ripoliticizzare il disagio psichico, la salute mentale, significa rendersi conto che esso ha una natura relazionale. No? Si diceva negli anni 70 che il personale politico spesso è stato molto frainteso questa cosa, no? Evidentemente, nel senso che la politica determina dall'alto, sovradetermina le nostre esistenze individuali, le giudica con un tribunale, e questo evidentemente è un modo completamente sbagliato di concepire questo vorrei dire sintagma, personale politico. No, sono politico perché le nostre esistenze sono relazionali, no? E quindi non c'è un dentro e un fuori, no? Noi siamo permanentemente nel fuori e nel dentro, il dentro è fuori e il fuori è dentro. Noi siamo relazione. Diciamola così, come sappiamo tutti, Margaret Thatcher disse quella frase che in qualche modo ha inaugurato quella stagione di rivoluzione antropologica che è stata il neoliberalismo, quella frase che è there is no such thing as a society, no? Non esiste la società, quello che esistono sono solo gli individui e le loro famiglie, aggiungeva, perché non è irrilevante, anche ma quello lasciamo una prima parte, esistono solo gli individui. Ciò che ha dignità di esistenza ontologica e politica sono gli individui. La società viene dopo. No? Questa è stata una rivoluzione antropologica decisiva che ha investito ogni campo dell'esistenza umana. E questo è il massimo grado di ideologia nel senso di falsa narrazione del reale, nel senso che la realtà, se esiste qualcosa come la realtà, è esattamente opposta. Cioè, ciò che viene prima è la relazione. Gli individui sono emergenze di relazioni. No? Noi ovviamente siamo abituati a pensare, bozzianamente e poi acereramente, che esiste l'individuo e prima ci sono le isolette, no? E poi le isolette si mettono in contatto tra loro e lì nasce la relazione tra degli atomi che sussistono indipendentemente prima, no? E invece non è affatto così, no? Esiste la relazione, esiste il processo, esiste il divenire, e questo divenire produce delle emergenze che noi chiamiamo individui, ma che siccome essendo queste emergenze emergono da un processo, dovremmo chiamare, come ci suggerisce un antropologo che si chiama Francesco Remotti, condividi, no? Condividi significa appunto che noi siamo esito, non determinazione, perché dobbiamo uscire anche dal paradigma, dal modello della causalità meccanica lineare, A determina, produce B, no? Siamo nella complessità, siamo nell'ottica del sistema, siamo nell'ottica in cui esiste una sistematica interazione tra le parti che si codeterminano sempre vicendevolmente. No? Quindi non c'è A determinante, questa è un'altra falsità. Il punto è che noi siamo esito di un processo che è relazionale. E il fatto che noi siamo relazione non è solamente una bella metafora poetica o un bel paradigma sociologico conveniente, no, è anche ciò che ci dicono le scienze stesse. No? La scienza non esiste. No? Se diciamo che esiste la scienza, poi questo produce i mostri antiscientifici che hanno proliferato negli ultimi anni. Esistono le scienze, no? Come ricerca ed approssimazione di un vero, no?
che produce degli esiti, beh, le scienze, ora senza entrare troppo, faccio un esempio solo, l'epigenetica, no? L'epigenetica, ovvero la ricerca genetica più recente, ma almeno, sono almeno 30-40 anni che esiste l'epigenetica, noi se pensiamo al genoma, al nostro patrimonio genetico, che cosa pensiamo? Pensiamo che abbiamo il DNA che determina ciò che siamo, no? E quindi il DNA in realtà è un po' la biologizzazione di quello che per gli antichi greci era il destino, il fato, noi siamo tutti dal nostro patrimonio genetico, che è quello, no? E in realtà l'epigenetica ci ha mostrato che non è affatto così. L'epigenetica ci mostra che il genoma in quanto genoma non cambia il patrimonio genetico, ma l'espressione del genoma viene continuamente rimodulato, modificato dal nostro abitare il mondo, dalla nostra relazione, dal fatto che noi siamo relazione, e questo determina, ridetermina continuamente una rimodulazione di ciò che siamo nella più profonda nostra intimità. Dicevo prima, il dentro e il fuori e il dentro, l'intimità è estimità, no? In S. Allora, S importa poi a dire, insomma, quella cosa che Freud si è inventato chiamandola S, anche se poi a sua volta la Grodder, che prima c'era Schopenhauer, quello che vogliamo. Ma l'S, cioè l'inconscio, S, che cos'è S? S, it, no? Come in inglese it, quello là, S. E quello là è la relazione, è il processo in cui noi siamo da sempre, sempre, no? Già da sempre in questo processo. Quindi il nostro punto più potente di verità, più potente, è il nostro essere in relazione, il nostro essere, chiamiamolo, diciamo, sociale, no? Allora, noi siamo la relazione. Allora, noi invece viviamo in una società individualistica che ci ha abituato a pervertire completamente la verità che noi siamo, no? E questo è il punto essenziale di cui bisogna partire se vogliamo parlare di cura, di disagio e di salute mentale. Il fatto che noi viene prima dell'io, no? E non è solo una petizione di principio, non è solo ideologia, è ciò che noi siamo, no? Allora, se noi partiamo da qua, allora capiamo meglio anche appunto quello che diceva Fischer, bisogna ripoliticizzare il disagio, perché ovviamente come ci hanno abituato a pensare che noi siamo individui, ci hanno abituato a pensare che la salute mentale, il nostro disagio psichico non sia un tema politico, ma sia un tema solamente individuale, privato. Ma non c'è altro, perché l'ES non è privato. No. Ora, si tratta di capire che il disagio, io nel libro che ho scritto appunto il sottotitolo è il disagio psichico nella società degli individui, no? Disagio viene da mediato dal provenzale, la parola disagio viene dal latino adiacens, no? Qualcosa che sta vicino. Disagio vuol dire io non sono connesso, non ho niente a portata di mano. L'etimologia, ci rivedremo un sacco di cose potenti. E quindi vivo un problema di sconnessione, di relazione, no? Allora, io sono stato, insomma, da giovane ho fatto attivista, eccetera, io 2001, lo raccontava Marco, ero per due notti sul pavimento della scuola che a Genova da sera d'attacco, quando ero un giovane militante. E quindi conosco il linguaggio dei movimenti, no? E della politica. Ma il tema della sofferenza psichica non è mai stato considerato un tema, dico, no? Ancora oggi, quando mi chiamano a parlare di ambiente, cioè, questa cosa non sembra politica, non siamo abituati a parlare di queste cose, no? E invece, questo per me, io ho scritto libri guerriglieri kurdi, sono stato con loro, ho scritto libri diversi. Ho scritto diversi libri sull'immigrazione, sulle morti sul lavoro, temi politici tradizionali, no? Però questo per me è il mio libro più politico, è in assoluto più politico, perché va a toccare il nostro essere politici nella sua dimensione più propria, no? Allora, sono che cosa? Secondo me è un problema di pila,
Ma io mi muovo molto quando parlo di questo problema. È il tema più politico, e secondo me bisogna. Mi sono chiesto questo, no? Dicevo, che cosa ci raccontano le sofferenze psichiche dilaganti di cui ci siamo accorti probabilmente solo dopo la pandemia, che guarda caso che cosa è stata la pandemia e quello che è successo, una perdita di connessione, l'isolamento, no? Che ha fatto emergere una serie di questioni totalmente rilevanti, che non è che se l'è inventata la pandemia, l'ha semplicemente amplificata, che hanno a che fare con le questioni di cui abbiamo parlato fino adesso. Cioè, le forme di sofferenza psichica più rilevanti nella nostra società sono forme che hanno prevalentemente a che fare con questa mancanza di noi, della dimensione del noi, e quindi della cura, nel senso proprio. Perché prendersi cura, cura in senso proprio to care, non to cure, no? Come ricorda Marco anche nel suo libro, no? Prendersi cura vuol dire assunzione di responsabilità rispetto a una relazione, vuol dire essere consapevole che io sto in una relazione, questo vuol dire la cura, no? Ma questa cura in una società fondata sugli individui, non c'è, no? E questo tema quindi della cura delle sofferenze civiche riguarda ciascuno di noi, che siamo attraversati da quello che qualcuno definisce l'inconscio sociale, e che ha a che fare con l'individualizzazione. Pensiamo ansia, depressione, attacchi di panico, disturbi del comportamento alimentare, ritiro sociale, fobia sociale, disturbi di personalità, abuso di sostanze e doppie diagnosi conseguenti, eccetera, eccetera. Ecco, io mi sono chiesto nel libro che cosa ci raccontano queste cose. Ho studiato anima, sì, ho parlato con una marea di sì, eccetera, eccetera, insomma. Che cosa ci raccontano le cose del nostro essere al mondo, no? E del nostro mondo, no? Magari due cosine, ovviamente le dico su questo, ma adesso sto scrivendo un altro libro partendo dalla mia esperienza di insegnante di filosofia nei licei, per cercare di raccontare l'adolescenza oggi e le sofferenze dell'adolescenza oggi a partire dalla scuola, ma per arrivare appunto alla loro dimensione di sofferenze psichiche. Ho parlato con una serie di ragazzi e ragazze che hanno occupato le scuole negli ultimi anni sulla tematica della salute mentale. Questo è un fatto assolutamente rivoluzionario e inedito, no? Nel 68 si occupavano sulle tematiche dell'autoritarismo, l'autoritarismo della scuola, il suo classismo, di cui si riconosceva in filigrana, e non solo in filigrana metaforica, ma materiale, l'autoritarismo della scuola. No? Oggi si occupano le scuole con la rivendicazione esplicita della salute mentale, del benessere psichico, perché nella performatività, no? della scuola, nel suo accanimento sulla necessità della performance, della prestazione, del merito, si riconosce in filigrana, una volta materiale, la struttura stessa della nostra società. Ora, i ragazzi che reagiscono a questo dilagare di sofferenza, perché poi non tutte le zone del paese sono evidentemente uguali, Milano non è Massa dove insegno io, e non è Roma, e Roma non è Napoli, ma in generale chi vive nelle scuole vede benissimo che crisi di pianto, ansia, attacchi di panico e un sacco di altre cose le vede, e l'incubo generazionale è il fallimento. Il fallimento, mi concentro su questo, il fallimento implica un sacco di cose fondamentali. Faccio un passo indietro, nella società 800-900esca, quella inaugurata sostanzialmente dalla rivoluzione psicoanalitica di Freud, no? Freud con chi comincia la sua rivoluzione psicoanalitica? Con le esteriche, no? Lavorando con le esteriche. Ora, le esteriche erano donne il cui corpo
parlava attraverso una serie di sintomi. Che cosa diceva quel corpo? A loro risaputa. Diceva qualcosa che era eminentemente sociale. Il corpo della donna isterica era un corpo che reagiva attraverso un sintomo a una società profondamente sessuofobica, patriarcale, che assegnava a quella donna un posto e un ruolo determinato all'interno della sua famiglia. Era quello che gli etnopsichiatri chiamano un disturbo etnico, cioè qualcosa che sta in profonda continuità, dicono gli psichiatri, gli etnopsichiatri, in profonda continuità con i valori sociali, con i valori di una società, ma che emergono come un disturbo. Tanto è vero che l'isteria, in quanto in senso proprio, oggi è una forma di sofferenza estremamente rara. Nel DSM-5 si chiama disturbo di conversione. Oggi abbiamo altre forme di sofferenza profondissime, perché quella società lì, che non c'è più, era la società dell'Edipo, sessofobica, normativa, quel tipo di società che collassa proprio tra gli anni 60 e 70, no? La legge del padre che collassa, no? E però vincere non è, come dire, la rivoluzione del noi, della società, diciamo così, di quel lungo 68, chiamiamolo così, no? Contro l'autoritarismo del padre, no? Che genera divieto e trasgressione del divieto, no? Delle forme di sofferenza della società autonovecentesca erano basate sul senso di colpa, no? Di ciò che ti spingeva a trasgredire la norma di una società estremamente rigida che ti poneva dei confini molto determinati da tutti i punti di vista, no? E tu sei spinto a trasgredire la norma o la trasgredisci, questo ti produce un senso di colpa e il senso di colpa viene lavorato terapeuticamente per guarire, per stare meglio, perché è quello che ti produce le sofferenze. Oggi non è più questione della colpa, no? Ma appunto non è stato il lungo 68 col suo empito libertario collettivo ad abbattere quella società, no? È stata la nuova norma sociale, che è la norma sociale del capitalismo neoliberale, in cui la legge del padre è collassata, ma è stata sostituita da una norma non meno potente, meno pesante. E questa norma è proprio quella di essere imprenditori di se stessi. Come già negli anni 90 diceva un sociologo che Alain Ehrenberg, no? Il nuovo conflitto sociale è questo, essere imprenditori di se stessi. Perché tu sei responsabile unico del tuo successo e responsabile unico del tuo fallimento. E questa cosa è stata talmente introiettata, se voi parlate con i ragazzi e le ragazze a scuola, oggi adolescenti e licei, questa cosa è chiarissima. Ed è la cosa più politica di tutte, anche quando non lo sanno, anzi molto spesso non lo sanno, ma è questo che emerge. No? Potremmo sostanziare questo... La normatività, ma come si dice, perdita dei valori. No, i valori ci sono ancora, questo è il valore, essere imprenditori di se stesso. Potremmo sostanziare questo valore in una trinità comandamentaria, mi piace sempre dire, che sono tre claim pubblicitari, no? Just do it, della Nike, no? Devi solo farlo, just do it, è tutto lì. Tutto è lì, non c'è più nulla da trasgredire, tutto è lì possibile e tu sei l'unico responsabile del fatto se ce la fai a prendertela oppure no. Che è la stessa cosa che dice lo slogan del competitor della Nike, ovvero Adidas: nothing is impossible, nulla è impossibile. Herbert diceva, non c'è più la contrapposizione tra divieto e trasgressione, ma tra possibile e impossibile. È questo che forma, che dà origine alle sofferenze psichiche delle persone, e che fa sì che il modello dell'uomo, della società, della performance, della prestazione, sia il modello del depresso. Perché? Perché il depresso e tutte queste patologie, il ritiro sociale, il disturbo del comportamento alimentare, eccetera, sono forme melanconiche, depressive, di ritiro, no? Dalle ingiunzioni di una società che ti dice devi fare, devi produrre il tuo successo, quindi fasi maniacali, faccio, devo fare, non c'è tempo, non ho tempo, ma devo fare, e devo mettere a valore anche il tempo stesso.
E poi ovviamente questo significa non reggere la potenza di quelle ingiunzioni, di quelle imposizioni sociali e collassare e schiantare il fallimento. No? Si dice non si regge la frustrazione, no? I ragazzi oggi non reggono la frustrazione, ma cosa significa? Significa tutto questo, perché se non lo si iscrive dentro questo paradigma sociale non si capisce il fatto cosa vuol dire che i ragazzi oggi non reggono la frustrazione. Inutile parlare moralisticamente come fanno certi psichiatri televisivi, sono quelli che poi hanno in televisione, no? Parte senza pensare l'orrendo crepele dell'incarnazione del male, ma anche Morelli, insomma, no? Si tratta di iscrivere queste incapacità cosiddette, questa fragilità all'interno della trasformazione sociale, e la fragilità invece va rivendicata a valore, e lo fanno i ragazzi a scuola, no? Tu parli anche nel tuo diplomato di fragilità. I ragazzi a scuola, quando hanno occupato le scuole, hanno fatto un bellissimo manifesto in cui rivendicano il diritto alla fragilità. E la fragilità significa concepire appunto l'essere vulnerabili. L'essere vulnerabili vuol dire essere esposti all'altro, vuol dire essere esposti alla relazione, vuol dire fuoriuscire dal paradigma, dal modello dominante individualista. Vuol dire questo. E vuol dire, e chiudo, rendersi conto in maniera magari ancora poco consapevole, ma appunto occupare vuol dire cominciare a parlare, cominciare a lavorare, fare grandi momenti di scambio e di crescita, che non è più solo individuale. Rendersi conto che se c'è questo dilagare di ritiro sociale, di chicomori, no? Di chicomori chi sono, così come spesso anche le ragazze anoressiche, no? Che non sia solo femminile evidentemente, ma prevalentemente. Però chi sono queste ragazze anoressiche, questi ragazzi di chicomori? Sono ragazzi molto spesso, non sempre, perché non c'è una regola, le sofferenze psichiche sono sempre singolari, non individuali, ma singolari. Sono molto spesso ragazzi soverchiati da ingiunzioni prestazionali, da un dover essere all'altezza di quei modelli che sono proposti e da quel milieu, no? da quel terreno di cultura e di cultura sociale e familiare, di essere bravo, di essere all'altezza di standard performativi, e a un certo punto schianti, ti ritiri, ti sottrai. Non resti che si sottrae taricando le relazioni desideranti col mondo, richiudendosi nel suo corpo prigione, gli chicomori, si richiude la prigione, taglia i rapporti col mondo, perché le relazioni li fanno soffrire, perché le relazioni sono queste che hanno determinato di non essere sofferente, e allora lo taglio. Ma se io metto in comune questo sintomo, con gli altri, questo sintomo parla, ci racconta che non sono solo, ci racconta che stiamo costruendo una nuova forma di parola e di linguaggio. Ed è questo che sta piano piano succedendo oggi, di cui ci sono dei segni, diciamo così. C'è un'effervescenza, per me, quando io penso che cos'è oggi la politica, io penso soprattutto a questi ragazzi che praticano le scuole, che praticano le strade, che poi sono gli stessi che poi si prendono a cuore dell'emergenza climatica, e qui chiudo, perché comunque c'è una circolarità, il senso di catastrofe, il senso di perdita di futuro. Il rapporto giovani 2024 dice che 30%, se non ricordo bene la percentuale, dei ragazzi, come dicevo l'altro giorno, non hanno messo a tema il fatto di fare dei figli nel futuro, e la maggioranza, il 60% di loro, dice che il motivo è l'idea della catastrofe climatica. A fronte alla catastrofe climatica, io non metto mondo un figlio. Come dice l'amico Bifo, diserta, si sottraggono, la sottrazione. No? Ecco. Però, e chiudo davvero, desertare etimologicamente significa sconnettere, no? Ma significa allo stesso tempo anche ripiantare qualche cosa. Di questa sola disconnessione della diserzione c'è anche una riconnessione in atto. Grazie Marco Rovelli. Tornando alla tua carriera di cantante, mi hai fatto tornare in mente il testo di una canzone molto bella di una rock band afroamericana, i Living Color, che certamente ricorderai, che negli anni 90 dicevano "Everything is possible but nothing is real", tutto è possibile ma niente è reale. L'hai proprio fatta vividamente venire in mente, vivid era il titolo del disco in cui si trovava questa canzone.
Bene, andiamo all'intervento di Marco, Marco Bersani, socio fondatore di Attacchi Italia, tanto per stare sul tema dei movimenti prefigurativi, Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, campagna Stop TTIP, cadete in Italia, tra cui fondatori di Annoveri, quindi il Comitato per l'Abolizione dei Debiti Illegittimi, ovviamente Percorso di Convergenza Società della Cura e poi ci torniamo alla campagna Riprendiamoci il Comune di Attacchi Italia. La rivoluzione della cura, il tuo libro dello scorso anno, che ha come sottotitolo Uscire dal capitalismo per avere un futuro, a un certo punto cita, inevitabilmente mi viene da dire, torniamo anche qui alla musica, alle canzoni, la cura di Franco Battiato, che a un certo punto dice, questo ce lo ricordiamo tutti, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Ma questa frase che correva stamattina e in questi giorni più in generale nel nostro panorama di attività con Attacchi Italia, perché il tentativo è proprio questo, conoscere e condividere orizzontalmente le leggi del mondo facendocene dono, certamente uno degli aspetti del tema della cura. Ti chiedo in ultimo a te, last but not least, di sviscerare questa mattina. Grazie Marco. Sì, diciamo che il caleidoscopio di interventi che mi ha preceduto è stato molto importante, perché secondo me ha messo insieme da punti di osservazione diversi delle connessioni che ci aiutano a dare una lettura non fotografica ma più profonda, diciamo, no? E quindi io approfitto di questi interventi per provare a dire, ad aggiungere delle cose. Intanto, il capitalismo è forte o è debole? Secondo me tutte e due. Soprattutto è debole dove sembra forte e invece è forte dove sembra più debole. In che senso il capitalismo è debole, secondo il mio punto di vista? Il capitalismo è debole perché palesemente non è in grado di risolvere nessuno dei problemi che crea. L'abbiamo visti elencati in questi tre giorni, no? Il futuro che ci prepara il capitalismo è un futuro dominato dai grandi fondi finanziari, è un futuro di guerra, è un futuro di catastrofe climatica, è un futuro dove la tecnologia viene utilizzata per il dominio e non per la liberazione delle persone. E uno dice, quindi perché è debole? È debole perché deve imporre queste cose. Il capitalismo era forte quando aveva il consenso. Il capitalismo non ha più il consenso. Ovviamente è necessitato a proseguire. Perché basta che noi gli diamo una bella teoria e capite, dice sì, forse avete ragione, me ne vado, no? Il capitalismo deve sopravvivere. Per farlo, da una parte deve coprire tutti gli spazi possibili. Cioè l'intera esistenza delle persone, l'intera natura, devono diventare luoghi di estrazione del valore. Questo è uno dei motivi per cui io invito sempre a non guardare la storia con il torcicollo, come era bella la mia pianura, come era bello lo Stato sociale, tutte cose sacrosante e giuste, ma siamo in un altro momento. Il capitalismo oggi ha bisogno di mettere sul mercato quello che prima era fuori mercato. Il capitalismo ha bisogno che l'intera nostra esistenza sia organizzata dietro l'idea che noi siamo capitale umano. E come capitale umano dobbiamo diventare imprenditori di se stessi, di noi stessi. Che cosa sono i follower, i like? Se ci pensate bene, no? Anche tutta la proliferazione social è tutto un invito a autoprodursi come capitale umano. Perché? Perché tutto fa curriculum, quindi posso lavorare gratis, posso lavorare... È tutto curriculum.
C'è la Fiera di Roma, invitano le persone a lavorare alla Fiera di Roma o alla Fiera di Milano, non le pagano e scrivono: questa esperienza ti servirà per la valorizzazione di te stesso e nel tuo futuro carriera lavorativa. Allora, il capitalismo è debole perché non è in grado di convincere, ma attenzione, è forte perché, ieri discutevamo se la guerra era vista dal punto di vista economico, politico o antropologico, no? Il capitalismo è un'antropologia. Il capitalismo ha costruito questa fabbrica dell'individuo autonomo che è un paradosso, continua a sopravvivere. Guardate, è un paradosso perché voi provate a rivedere una delle vostre giornate, da quando vi alzate a quando andate a dormire. Noi facciamo il 95% di atti, gesti di cooperazione, non ce ne rendiamo nemmeno conto. Ogni mattina milioni di persone prendono un'automobile, non hanno fatto nessuna associazione temporanea di impresa, né un contratto. Il 99% di loro rispetta le regole, permette a tutti di circolare. A Roma è un po' più bassa, però diciamo in generale. Nei posti di lavoro, dovunque siamo, noi facciamo continuamente gesti cooperativi. Ma abbiamo in mente, questa è la forza del modello capitalistico, che siamo degli individui. Che siamo degli individui autonomi o che dobbiamo diventare tali. Che siamo degli individui che dobbiamo diventare indipendenti e che siamo degli individui per cui il destino è merito o colpa. Questo fa parte della narrazione, no? Il debito è colpa vostra. Avete vissuto al di sopra delle vostre possibilità e dovete fare sacrifici. La pandemia avviene per una serie, diciamo, progressiva di atti individuali sconsiderati. Io ancora in mente l'elicottero in diretta domenica, io non mi ricordo come siamo le trasmissioni, che insegue quel ciclista che durante la pandemia era andato a fare un giro in spiaggia da solo, assolutamente nella totale sicurezza, viene inseguito in diretta l'elicottero e lui si tuffa in mare per non farsi acchiappare, e però veniva additato come comportamento sconsiderato. Perché? Perché non stava chiuso in casa, ma lui era da solo in giro, cioè non faceva nulla per attentare la sicurezza sua e di qualcun altro, ma viene addirittura trasmessa in diretta la cattura dell'untore. Allora, l'idea che tutto è colpa nostra e che quindi chi vince ha merito fa parte di questa fabbrica dell'individuo liberista. Questo è il vero problema che abbiamo. Cioè, nonostante noi cooperiamo molto di più di quello che, di cui abbiamo consapevolezza, continuiamo a pensare che la vita è fatta in questo modo, che l'obiettivo è l'auto-performance. Siamo noi che dobbiamo dimostrare di essere in competizione. Pensate anche a tutta la questione, il dibattito che c'è stato sul vergognoso dibattito sul reddito di cittadinanza. Cosa ha deciso il governo? Che chi è occupabile non ha diritto al reddito. Cosa significa questo? Che se sei occupabile e non hai un lavoro, è colpa tua. Perché hai le caratteristiche per lavorare, quindi se non lavori è colpa tua e quindi non puoi avere il reddito. Allora, questo è l'elemento su cui noi dobbiamo ricostruire un'altra narrazione, ma soprattutto le pratiche. E allora a me viene in mente che l'alternativa di società comincia dalla costruzione di spazi di socialità. Cioè le persone, per uscire da questa ideologia e ipertrofia dell'io, devono incontrarsi, devono stare insieme. Ma ancora prima che discutiamo di capitalismo, di esistenza, di mondo, le persone devono tornare ad avere dei posti dove stanno insieme. Perché questo immediatamente fa passare dal panico alla preoccupazione. Preoccupazione è l'inizio dell'occuparsi, no? Preoccuparsi.
Il panico immobilizza e provoca due reazioni. Uno, l'adesione alla cultura dominante. Se io sono nel panico ma mi identifico con chi ha il potere, forse me la cavo. Questo è il motivo per cui i vari Berlusconi, diciamo, sia quello vero sia i bonsai, no? Di tutte le culture politiche, vengono votati, adesso non più, ma dalle fasce più povere, le quali adesso fasce più povere hanno smesso di considerare desiderabile la democrazia. Chi non va a votare sono le fasce più povere. Cioè siamo alla democrazia della ZDL, vota il ceto medio alto. Allora, la socialità è il primo passo. Il secondo è ricostruire la partecipazione. Entrambe queste cose non possono che essere fatte a partire da territori e luoghi dove abitiamo. Cioè noi possiamo costruire la teoria più grossa, ma se non ripartiamo da dove siamo e lì costruiamo luoghi di socialità, luoghi di partecipazione, un altro modello sociale, ecologico e relazionale, non lo costruiremo. Secondo elemento, Lara ci diceva le politiche prefigurative. Che cosa sono? Secondo me noi dobbiamo superare quelle che per tantissimi anni abbiamo considerato dicotomia. Cioè, per esempio, tra chi pensa che l'unico obiettivo è prendere il potere, perché preso il potere a cascata si trasforma la società. Ora, ci sono un secolo di esperienze che dicono che non basta prendere il potere per trasformare la società. Il fallimento dei socialismi reali è esattamente questo, no? Questa idea per cui io prendo il potere a cascata, questo fa cambiare la società, si è rivelato un autentico fallimento. Perché? Perché la società cambia se fa un'esperienza di trasformazione singola e collettiva. Questi sono quelli che io chiamo quelli del sole dell'avvenire. Poi ci sono quelli dell'avvenire del sole, cioè quelli che dicono: costruiamo un'esperienza positiva, poi ne facciamo un'altra, poi ne facciamo un'altra, cambio io, cambia lui, cambia lei. La somma di tutti questi cambiamenti cambierà la società. E per un secolo c'è stato un litigio ferocissimo fra chi diceva: voi che fate il commercio equo solidale, non intaccate il potere, e quelli che invece dicevano: sì, però l'assalto al palazzo d'inverno abbiamo visto cosa ha prodotto. Ora, queste cose secondo me vanno messe insieme. Ovviamente entrambe devono rivisitare la teoria del potere. Il primo lo sopravvaluta, basta prendere il potere e a cascata cambia la società. Il secondo sottovaluta il potere, perché il potere non sta fermo, non è che aspetta, diciamo, l'insieme di fughe dal modello dominante. Oggi il commercio può solidare, lo trovate sugli scaffali dell'essere umano. Cioè, quando può, annette. Guardate tutta la pubblicità, oggi è tutto green, cioè qualsiasi cosa vi devono far comprare è ecosostenibile, no? Se possono, annettono, se non possono, reprimono. È stata approvata in questi giorni il decreto sicurezza che dice che chi blocca una strada può prendere fino a 3 anni di galera. Perché? Perché la strada è un'opera strategica, la ferrovia è un'opera strategica. Cosa stanno dicendo? Stanno dicendo: noi sappiamo che non abbiamo il consenso, voi dovete sapere che andiamo avanti in maniera obbligatoria e inevitabile. Se vi va bene aderite alla ideologia dominante, se non vi va bene vi reprimiamo. Allora, perché vanno messe insieme queste cose? Cioè il sole dell'avvenire con l'avvenire del sole. L'avvenire del sole è importante nel senso che diceva Lara. Sono pratiche prefigurative. Io lo dico sempre, noi
passiamo la vita come attivisti e attivisti a fare rete. Le reti, prendo in prestito una cosa che Marco Noris ha detto in una nostra riunione, non mi ricordo quando, ma insomma, le reti mettono insieme i nodi, ma hanno dei buchi enormi. Siccome la società non è fatta solo dai poteri e dagli attivisti e gli attivisti, ma c'è un'enorme massa di persone che non è attivista e forse non lo sarà mai, bene, una società liquida attraversa quelle reti catturano i nodi, ma il resto della società non viene per nulla intercettato da tutto il nostro fare rete. Quindi dobbiamo fare, passare dal fare rete a fare tessuti, cioè pratiche prefigurative. L'esperienza dell'ex asilo di Napoli è una pratica prefigurativa, ma perché è importante? Perché io non posso dirti che dobbiamo cambiare il mondo se non ti faccio vedere che ci proviamo qui ed ora. Ma attenzione, io non posso combattere il capitalista che è dentro di noi se non faccio pratica trasformativa ora. Perché non è che basta dire che siccome noi siamo anticapitalisti non abbiamo assorbito 30 anni di quel tipo di cultura. Qual è una delle battute che facciamo sempre dentro tutti i movimenti sociali? Che la malattia infantile del comunismo non è più l'estremismo, come diceva Daniele, è il narcisismo. È il narcisismo. E allora, tutti siamo imbevuti di questa cultura dell'io. Se facciamo esperienze pratiche, prefigurative, costruiamo tessuti, lì impariamo a eliminare il capitalista che è dentro di noi e nello stesso tempo possiamo rendere desiderabile per chi non sa qual è il futuro possibile, possiamo rendere la possibilità di cambiamento desiderabile. Perché attenzione, le persone non cambiano perché fa schifo il presente. Le persone cambiano quando considerano desiderabile la trasformazione. Non basta lo schifo del presente. Lo schifo del presente produce i fascismi, produce la barbarie. Cioè, quando si dice speriamo che di toccare il fondo perché non funziona. Sull'indignazione contro il presente, no, l'indignazione è già un cambiamento. Lo schifo del presente produce la barbarie. Le persone cambiano se immaginano desiderabile il cambiamento. Come fanno a desiderarlo? Devono vederlo nelle pratiche concrete che costruiamo dentro il territorio. Questa è l'unica possibilità che si riappassionino a un'idea. Ultima cosa. Grazie. Sì, no, ultime due cose. Il problema qual è? Il problema è che il numero di persone che fanno lotte, vertenze, pratiche, esperienze prefigurative non è mai stato così ampio, ma non c'è un'intenzionalità collettiva. Questo è il problema. Cioè manca l'orizzonte. Manca quello che aveva mosso centinaia di milioni di donne e di uomini nel secolo scorso, che si muovevano su due parole, comunismo e socialismo. Il 95% di loro non sapeva cos'era il comunismo e socialismo, col senno di poi diciamo che pure l'altro 5% ci aveva capito come un cazzo, detto in francese, ma l'idea che ci fosse qualcosa che era un'alternativa di società faceva muovere le persone e metteva in diretta connessione quello che facevano con quell'orizzonte. Io occupo le case perché voglio il socialismo, io faccio le lotte dei consultori perché voglio il socialismo, io faccio le lotte sui parchi perché voglio, cioè quello che faccio immediatamente veniva ricondotto a un'idea trasformativa generale. Oggi questo è quello che ancora manca, cioè ci sono le esperienze, ci sono le pratiche, ripeto, il numero di persone che in qualche modo suggeriscono per la società non è mai stato così ampio come in questi anni. Quasi nessuno di loro mette in connessione quello che fa con la possibilità e l'orizzonte di un cambiamento generale.
E il paradosso è che sono tutte donne e uomini sapienti e radicali. Cioè, in quello che stanno facendo, sono sapienti, sanno... Voi andate in Val di Susa. In Val di Susa, qualsiasi abitante della valle potrebbe insegnare all'università geologia, geografia, strategia, tutto, sanno, tutto, tutti. Sono radicali, radicali non nel senso che assaltano i cantieri, pure quello, no? Radicali nel senso che vanno alla radice. Questo, tutti quelli che sono dentro una lotta hanno questa possibilità, hanno questa caratteristica di sapienza e radicalità. Quasi nessuno di loro pensa che quello che sta facendo è iscritto dentro l'orizzonte di un cambiamento generale, cioè non c'è l'intenzionalità prefigurativa. Si fa la prefigurazione, per carità, ottime esperienze, ma rimangono ancora perché uno degli elementi su cui il capitalismo per ora è ancora vincente è l'idea che la società è difficile da cambiare, anzi, che tanti pensano che sia impossibile cambiarla. Addirittura la capacità di stare dentro esperienze, chiamiamole di scopo, spesso è legata al fatto che siccome non posso cambiare la società, mi concentro su una lotta particolare. Ma pensate anche a come diventa, tra virgolette, culturalmente totalitaria. C'è il movimento dell'acqua, come si chiamava? Il popolo dell'acqua. C'è il movimento, come si chiama? Il popolo notato. Quando è arrivato il popolo no grandinario, ho detto no, qui bisogna fare una riflessione. Cioè, non possiamo far diventare, diciamo, esaustiva una lotta, tra virgolette, specifica, nessuna lotta specifica, ma per capirci in quello che stiamo dicendo. Se addirittura una battaglia contro le grandinavi, battaglia sacrosanta, costruisce il popolo grandinavi, no grandinavi, abbiamo un problema. Perché poi tutti quei popoli lì, si fa fatica a metterli insieme. Dopo la vittoria del referendum sull'acqua, dentro il movimento dell'acqua ci sono state discussioni furibonde tra chi diceva: bene, l'acqua è prefigurativa, ragioniamo dell'insieme dei beni comuni, allarghiamo l'orizzonte, e chi diceva: no, noi siamo l'acqua. Cioè, se si allarga, si perde l'appartenenza, l'identità, eccetera, eccetera. Una battaglia gigantesca che però non era iscritta dentro un orizzonte del cambiamento della società. Cioè, quello che va ricostruito è esattamente l'idea che esiste un orizzonte. Cioè che c'è un nuovo paradigma, che c'è qualcosa che mette in cammino le persone. Sarà la cura? Io credo che la cura ci dica delle cose, perché di per sé la cura è anticapitalista. Capitalismo è l'incuria. Il capitalismo dice: tu sei tu e sei in conflitto, competizione con l'altro. Questa è la partita. La cura è esattamente quella che dice il contrario, no? Ce l'ha detto benissimo Marco nell'intervento precedente, non è più altro a questo, no? Allora, come riconfiguriamo tutto? La centralità dei territori è fondamentale, però non diciamolo come fanno quelli della sinistra radicale, che ogni volta che prendono la consueta mazzata alle elezioni dicono: bisogna ripartire dai territori. Noi siamo dei territori, noi abitiamo dei luoghi. Non è che stiamo sul castello della sinistra radicale, dobbiamo uscire e andare a ripartire dai territori. Noi stiamo nei territori, lì va situata la costruzione di socialità, partecipazione e di costruzione di quello che un giorno diventerà un contropotere sociale territoriale. Quella è la partita. Allora, la campagna Riprendiamoci il Comune, che come sapete è partita con tempi che poi abbiamo visto dopo cortocircuitati, quindi abbiamo prodotto leggi di iniziativa popolare, prodotto firme, ci siamo fidati dell'idea che probabilmente il tema era maturo e si era pronti, eccetera, eccetera. Il governo si è messo il suo, non facendo partire la piattaforma digitale, morale si è inceppata.
Ma il senso di quel tipo di processo e di percorso sta tutto dentro queste cose che stiamo dicendo. Noi, se vogliamo costruire un altro modello sociale, ecologico, relazionale, dobbiamo farlo dai luoghi in cui viviamo. Anche perché, se ci pensate bene, tutta la questione anche della riconversione ecologica, o della conversione ecologica, o della trasformazione ecologica, non può che partire dai territori. Tutto il dibattito sull'energia, con anche il nostro amico che ci diceva, ma sì, perché no anche il nucleare? La tematica dell'energia la si può fare con l'autogoverno dal basso, perché finalmente ci sono le possibilità di autoprodurre collettivamente l'energia di cui abbiamo bisogno in maniera democratica. Ma come lo si fa? Dove si abita? Nei territori. Come si fa un'altra politica della filiera del cibo e della filiera dei rifiuti? Dentro i territori. Come si autogovernano il ciclo dell'acqua in forma non privatistica ma in forma collettiva? Dentro i bacini idrografici, cioè dove si vive e dove le persone stanno. Cioè è il territorio quello che può reinnescare un cambiamento, diciamo l'orizzonte di un cambiamento. È chiaro che dobbiamo evitare la cosa del mi occupo del territorio perché il mondo non lo cambierà mai. Noi abbiamo un grande vantaggio, che non abbiamo la libertà di scelta. Se vogliamo avere un futuro, questo modello va superato, va trasformato, va... Non possiamo immaginare che c'è un futuro dentro questo tipo di percorso. Comunque, se c'è un futuro, è un futuro dove esistono le vite degne e le vite da scarto. Noi dobbiamo decidere se ci va bene un futuro di questo tipo. Allora, la costruzione di tutto questo processo e percorso comporta anche, qui chiudo, l'idea che il capitalismo è pervasivo. Il capitalismo è molto di più dello sfruttamento economico del lavoro. Anche questo mi è capitato di dirlo diverse volte, quando uno di noi entra nel posto di lavoro, prima che avvenga lo sfruttamento economico, la famosa contraddizione capitale-lavoro, già sono successe delle cose, cioè che l'imprenditore, il padrone, chiamiamolo come vogliamo, intanto ha già la disponibilità di una serie di beni comuni che stanno in natura, che lui, dei quali lui si può appropriare. Quindi non c'è solo la contraddizione capitale-lavoro, c'è una precondizione capitale-natura. Perché le risorse del pianeta sono disponibili per il padrone privato? Quello è un tema politico. Non solo, quando noi entriamo al posto di lavoro ci dobbiamo arrivare puliti, riposati, nutriti. Più in generale, quando nasciamo, siamo stati accuditi, formati, no? Tutto quello che Maria Francesca diceva, no? La riproduzione sociale è finita di cuna. Bene, prima che inizi lo sfruttamento da contraddizione capitale-lavoro, il padrone si è già appropriato di tutta la riproduzione sociale che non viene retribuita e che viene ovviamente utilizzata. La contraddizione di genere è una delle pre-contraddizioni che stanno dentro. Cosa voglio dire con questo? Non voglio fare la graduatoria delle contraddizioni, sto dicendo che se il capitalismo è così pervasivo, ogni lotta, vertenza o esperienza che si apre mostra una faglia del capitalismo, mostra una contraddizione del capitalismo. E allora, smettendo finalmente di fare le gare da testosterone su viene prima la contraddizione capitale-lavoro, se non l'hai ancora capito, sei un nemico del popolo, eccetera, eccetera, eccetera. Cominciamo a dire che il modello capitalistico copre tutti gli spazi in senso estrattivo e finanziario. Quindi tutte le lotte che si esprimono aprono delle contraddizioni dentro quel modello, e quelle lotte lì
sono tutte necessarie sia per costruire progressivamente la massa critica sufficiente per poter cambiare i rapporti di forza, ma sono anche necessarie perché di ciascuno di quei punti di osservazione noi abbiamo bisogno per costruire l'alternativa di società. Cioè l'alternativa di società, per essere desiderabile, deve contenere tutti i punti di partenza da cui chiunque parte per dire questa cosa non funziona, va fatta in quest'altro modo. L'ultimo paradosso che abbiamo è che per fare tutto questo serve molto tempo, ma noi non abbiamo tutto questo tempo. Ce lo dice la crisi climatica, ce lo dice la dimensione della guerra. E allora, perché è ancora più importante che noi mettiamo in campo tessuti, pratiche prefigurative? Perché noi dobbiamo produrre cambiamento che, diciamo, che si automoltiplica. Le persone vanno convinte con le pratiche vere che è possibile cambiare, che è possibile cambiare anche in tempi brevi. Tenete conto che il cambiamento ha sempre poi un effetto moltiplicativo. Se uno avesse detto prima di Seattle che a Seattle ci sarebbero stati i sindacati dei metalmeccanici con i difensori delle tartarughe, noi avremmo chiamato un infermiere, no? E invece è successo. Se prima, appena iniziata la vicenda della GKN, qualcuno avesse detto che quel segmento di classe operaia della GKN avrebbe costruito con i ragazzi e le ragazze dei Fridays for Future un progetto di riconversione produttiva dell'azienda, gli avrei detto chi è lo spacciatore. È successo. Oggi i Fridays for Future dicono nessuna trasformazione ecologica è possibile senza il coinvolgimento dei lavoratori. I lavoratori dicono nessun posto di lavoro si difende se non è inserito dentro il cambiamento produttivo in senso ecologico e sociale. A Civitavecchia, quando hanno costruito un processo molto interessante di fuoriuscita dal fossile, diciamo una cosa molto ampia, la prima manifestazione è stata fatta, c'erano i Fridays for Future che avevano lo striscione. I lavoratori non devono stare, i lavoratori devono stare a tavolo, non devono essere il menù. Ma lo portavano i fratelli, insomma, portavano i lavoratori, diciamo, no? Cioè le connessioni poi producono moltiplicazione. Siamo in una fase complicata, questo è evidente, però se noi ci iscriviamo dentro le traiettorie che dicono che il modello capitalistico va eliminato perché non costruisce alcuna possibilità di futuro per tutte e tutti noi, e proviamo non solo a declararlo, ma a dire cominciamo in ogni luogo dove abitiamo a costruire pratiche, lotte e esperienze che si innescano dentro quell'orizzonte, allora io credo che qualche passo avanti lo riusciamo a fare, e ogni passo avanti che riusciamo a fare sono sempre di più le persone che possono cominciare a incuriosirsi e a immaginare che forse c'è un orizzonte abitabile da percorrere insieme. Grazie Marco, e approfitto per ringraziare Lara che è ancora in collegamento, per ringraziare Maria Francesca, per ringraziare Marco Rovelli qua presente. Sì, era nelle intenzioni. A me viene, comincio a preannunciare appunto a Lara che ha avuto la gentilezza e la pazienza di rimanere collegata e in ascolto se vuole, dirci alcune cose. Non ha come noi la possibilità di essere fisicamente qua, su quello che ha sentito, non a mo' di chiosa, però anche un po' sì, nel senso che poi ci lasciamo con qualche appuntamento che ha molto molto a che fare con le cose di cui si è parlato stamattina, che come Attacca Italia abbiamo deciso di portare avanti nel periodo prossimo 21, per cui
mi avvicino col microfono. Grazie. Che riproduce i suoni. Grazie ancora e mi sentite? Un attimo solo. Certo. Ecco qua. Grazie ancora. Mi sentite? È un po' più... Sì, stavo cercando di... Stavo cercando di... Prova. Mi pronto? Mi sentite? Allora, no, non ancora. La connessione è buona, però non riesco a mettere... Mi sentite? Viva voce. Prova. Sì. Mi sentite? Ok, prova. Pronto? Mi sentite? Ok. Mamma mia. Sì, scusate. Sì, adesso sì. Adesso sì. Allora, intanto mi scuso per questa modalità. Parlando di appunto cura, sono potuto partecipare di persona proprio per un'emergenza legata alla salute nella mia famiglia, appunto dell'importanza della cura. Volevo innanzitutto ringraziare Maria Francesca, Marco Rovelli e Marco Bersani per i loro interventi, perché veramente sono stati molto interessanti. Ho visto anche che non sono molto interessanti alle cose che ho all'inizio. Quello che forse vorrei aggiungere è, vorrei insomma ricollegarmi all'importanza sottolineata da Maria Francesca della trasmissione dei saperi e a come questi possano veramente andare a influenzare quello che si diceva prima, cioè il potere di fare, no? Prima penso Maria Francesca sottolineava le varie azioni di potere, no? Il potere di fare quello che la forza affermativa del potere, forse la forma di potere di è affine quando parliamo di più affine ai movimenti figurativi. Vi voglio fare un esempio che si ricollega anche alla mia esperienza di insegnante nell'ambito universitario. E negli ultimi 6 anni sono stata, appunto, ho lavorato in una business school, quindi in una di quegli istituti universitari dove si fanno formare i futuri imprenditori, la futura classe capitalista, se vogliamo. E quindi, diciamo, essere una ricercatrice critica che si ispira comunque a pensatori, se vogliamo, neomarxisti o ecofemministi, non è stata un'esperienza semplice, come potete immaginare. Però, giusto per farvi un esempio del potere trasformativo, della trasmissione dei poteri, durante questi anni ho provato a creare un corso che si intitolava Rimmaginare il capitalismo. Come potete immaginare, non potevo intitolare il corso Alternativa al capitalismo, altrimenti mi avrebbero subito licenziata. Però comunque nel corso ho provato veramente ad insegnare ai miei studenti ad interpretare ed analizzare il capitalismo da prospettive femministe, ecologiche e coloniali, e poi abbiamo anche provato insieme a capire come una scuola di business non è che necessariamente deve insegnarti a fare un business o lavorare in un'organizzazione che deve essere finalizzata al profitto e alla crescita. Ma esistono una miriade di organizzazioni, come quello che Marco Bersani ci ha appena descritto, quello che ci parlava Maria Francesca Puglio. Cioè, quando si parla di organizzazioni, ci sono tantissimi tipi di organizzazioni. Allora, innanzitutto, questo corso cosa ho capito? Ho capito che il 99% dei miei studenti non aveva una definizione di capitalismo, cioè non sapevano che cosa è il capitalismo, come si può definire,
sono le condizioni per la riproduzione del capitalismo di cui si parlava un secondo. E secondo, ho imparato anche dagli studenti che c'è la possibilità veramente di cambiare. Questi studenti non avevano mai sentito parlare di concetti come intersezionalità, riproduzione sociale, ecologia radicale, e devo dire che alla fine del corso mi hanno detto: guarda, quello che abbiamo imparato, quello che ci ha dato nel corso, lo dico in inglese perché quello come me l'hanno comunicato loro, è un bullshit detector. Cioè, noi abbiamo guardato indietro tutti i corsi che abbiamo fatto in questo business, e abbiamo detto: ma che cosa ci hanno insegnato? Poi guardano anche avanti, beh, questa è la gente che si sta per laureare, per entrare nel mondo del lavoro. Cavoli, ma ok, ma allora quello che mi raccontano quando vado al le giornate delle carriere, le giornate di orientamento, no? Mi sembra che tutto non abbia più senso. Quindi, solo per dire l'importanza della trasmissione dei saperi, l'importanza del ruolo anche di insegnanti per la co-creazione di saperi alternativi, questo è fondamentale. E poi un secondo punto, prima di chiudere, parlando di alternative e soprattutto chiave, l'aspetto sottolineato da Marco Bersani nel suo intervento, creare un collegamento tra il macro e quello che avviene invece a livello locale, no? I due modi di concepire e di fare politica e tutto quello che ci permette. Allora, forse un suggerimento di lettura che per me è stato veramente illuminante è questo libro che si intitola Il Ministero del Futuro, Il Ministero per il Futuro, scritto da un autore di sci-fi americano, Kim Stanley Robinson. In questo libro, che è ambientato di fatto in un presente parallelo, perché è ambientato nel 2025, si descrive un'umanità che di fatto riesce, proprio grazie all'intreccio di strategie prefigurative, a trovare le soluzioni e a arrivare a un sistema socio-economico alternativo al capitalismo. Quello che l'autore stesso dice, ci dice, it's a mess, è un casino, è un continuo trial and error, si chiamano errori, sono molto fallimenti di successo. Però ci si prova. E questo modo di concepire anche la trasformazione sociale è stato chiamato da alcuni un realismo utopico, e forse è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. E in questo libro c'è molto di questo realismo utopico, e devo dire che mi trovo completamente in linea e d'accordo con le osservazioni di Marco Bersani sul fatto che ci troviamo in un momento in cui serve costruire una rete, serve a riempire quello che è vuoto tra questi due modi di concepire, io vi ho chiamato la dicotomia tra, se vogliamo, socialismo scientifico e socialismo utopico, se vogliamo, ma serve proprio superare questa dicotomia, data l'urgenza della situazione in cui ci troviamo. Grazie. Bene, grazie. Grazie ancora a Lara Monticelli che abbia ripercorso e in qualche modo dato una chiave di lettura ulteriore e comune a quanto emerso questa mattina. Non ci sarà una parte di dibattito per evidenti motivi di tempo, ma anche per lasciarci far decantare addosso tutti gli stimoli che stamattina, ma anche da tutta l'università, ci sono arrivati. In attesa di che cosa? In attesa, per quanto riguarda noi di Attac Italia, della prossima iniziativa che comincerà il 7 di ottobre. È un corso di formazione online sul municipalismo, e direi che quando stamattina si parlava del fatto che bisogna poi cominciare dai luoghi che abitiamo a qualche modo prefigurare il futuro che vorremmo, bene, penso che cominciare a parlare, l'abbiamo presa larga, dalla Comune di Parigi fino alle esperienze più recenti, passando attraverso le tantissime pratiche che appunto del municipalismo hanno fatto e fanno la storia, passata, presente e futura, bene,
credo che sia uno stimolo importante. Pubblicizziamolo, pubblicizzatelo, noi faremo la nostra parte per divulgarne il programma e crediamo che questo sia un ulteriore contributo di autoformazione, sempre con l'idea di essere orientata all'azione, che la campagna Riprendiamoci il Comune, che continuiamo a praticare e sostenere, debba in qualche modo portare avanti. Facciamo l'anno scorso un corso di formazione più tecnico, proprio di fronte a me, Simona Repoli, che fu una delle persone che fecero gli interventi più significativi. Quest'anno andiamo a tracciare questo filo rosso che ci porta dall'Ottocento a oggi in una continuità che vuole proprio essere quella della prefigurazione di un futuro diverso da quello che il sistema capitalistico ci pone di fronte. Chiudo con un'immagine che mi è tornata in mente, un'immagine dei primi tempi dell'attività di Attac, molto bella, il pesce grande che viene circondato da tanti pesci piccoli, che sono quelli che sarebbero dovuti finire nella sua bocca vorace, ma i pesci piccoli costituiscono pesce più grande di lui e se lo stanno per inghiottire. Se lo stanno per inghiottire, non è detto che lo faranno. Ma io credo che noi pesci piccini, insomma, per fare seguito alle cose che ci siamo detti adesso, ci dobbiamo dare proprio questo augurio, ci dobbiamo dare proprio questa prospettiva, insomma, del diventare un pesce un po' più grande e poi decidere se farci un sul boccone del capitalismo, di quello che ci sta intorno. Augurio alto, augurio che ci porta a salutarvi, a salutare le persone che in streaming ci hanno seguito, ma soprattutto, perché è uno dei dati importanti della nostra università, che ci seguiranno sia sul canale YouTube sia su Facebook, dove andranno a recuperare, perché sappiamo che l'università, al di là di chi la frequenta fisicamente, e un bel applauso lo farei anche a noi che siamo qui riuniti e qui presenti, per la pazienza e la partecipazione viva e vivida a queste giornate, si affiancano anche quelle tante persone che hanno l'opportunità di seguirle in differita e che poi ci accompagneranno nel percorso dei nostri comitati locali e delle nostre attività future. Un saluto quindi a tutte e tutti, un augurio di buona vita e di vita buona da Attac Italia. Ciao!